Signore, come sta? Tutto bene? Te? Abbiamo delle parole chiave. Roma. È la mia città, è dove sono nato, dove vive la mia famiglia e poi c'è anche l'Olimpico, quindi a te è facile. Se io a Roma, tu che sarà a Firenze? La città più bella del mondo. No, senza ombra di dubbio. Firenze è tutto per me, tutto, la mia famiglia, i miei amici, la mia cultura, le tradizioni, è tutto. La parola di Firenze per me è tutto. Carbonara, ti piace la carbonara? Carbonara? Sì. Allora, paradossalmente non ne vado matto, però... Non si direbbe. Questa ti è servita così, No, comunque, continuando. Vai. Non ne vado matto. La so fare abbastanza bene come ogni romano. Certo, guanciale, pecorino e uovo. Non come ogni romano, perché Michele Lamaro, ti assicuro che non la sa non fare. Non la sa fare. Vabbè, allora, su questo non l'ho mai invitato a fare. Sei fortunato. Per fortuna. Benissimo. No, io preferisco la matriciana. O, ancora meglio, rigatoni con la pagliata. Tutta roba molto leggera. Tutto leggerissimo, comunque. Immagini. Tanto si vede, no? Cosa certo, gioco. Certo. E mentre se a te dico bombo... Bombo, per me Bombo è stata la mia squadra di nascita, la mia squadra del cuore dove ho iniziato a giocare a rugby e ho anche un bombo tatuato dietro la caviglia perché ricordarti sempre delle origini, ricordarti sempre da dove si viene. Con qualche capello in più sicuramente. Quello tu ci può scommettere. E è diventato peccante, però se l'hai presa a male fai la carbonara, va bene, ci stiamo io. Lampredotto. Lampredotto, tutto è nato perché... A parte che ho l'R moscia, quindi mi riesce molto bene. Cos'è che è? L'R moscia. Oh, non ci ho fatto caso. No? Non si sente per questo. Vabbè, questo è nato da Lovotti. Grande Lovo. Lovo, perché un giorno dicevo quanto è buono questo panino con lampredotto. Lampredotto, alla fine è rimasto lampredotto. L'R moscia. E invece ti dico a te imitazioni? Ma diciamo che so, è una cosa che alcune imitazioni le so fare. Io vorrei che tu ci vedessi una di Luca Biggi. E niente, dai, bene, tutto bene. A casa bene, dai. È uguale, identico. Ma tutto bene, identico. Sì, è come bene. Al grande telefono, luogo. Uguale, identico. E il disturbador. Ecco, è il mio soprannome non ufficiale, il mio ufficiale è Peco. Poi non so perché, da quando sono qui, sono 2-3 anni che danno è il disturbatore. Non so neanche io, ma perché, guarda, eppure sei una persona che non dà mai fastidio. No, sempre quindi, molto timida. Infatti non sono per niente d'accordo. No. E se te dico Ettore? No, Ettore è il mio secondo fratello, è il nostro cane, ci siamo molto legati, tutta la nostra famiglia. E resta un po' vecchiotto, però è in forma, dai, siamo contenti, li voglio troppo bene. Grazie. Boxer. No, bello. Musica. Me lo dici così perché non no, ti piace? No, così perché secondo me tu sei il pari di Bob Sinclair, David Guetta, quindi sei amato da tutti per la tua splendida musica. Proponi sempre delle canzoni incredibili. L'accetto. Certo. Ho una gran passione e ascolto tutto. Però devo dire che scelgo espressamente un pochino di musica un po' trash, un po' apposta che fa piacere. Non si direbbe. No. Adesso siamo all'ultimo punto, magari quello è quello più importante perché ci vede protagonisti domenica. Francia, per te comunque sia è una partita credo un po' importante perché giochi in quel campionato da ormai tanto tempo nella società di Roma, quindi... Sì, è una partita che vivo sempre in modo speciale perché io poi sono metà francese, mia mamma viene dal sud della Francia, quindi a casa abbiamo sempre vissuto un po' un clima un po' separato, cioè Italia e Francia, però anche per me è sempre stata un'emozione in più. E niente, siamo arrivati alla fine di questa, come si può dire, di questo quiz per far conoscere la gente un po' me e te. Sì, ma cosa bisogna dire? Questa nonna mia? No, eh? Che cazzo? Ho fatto il pupa a sto staldaia. Filiamo una scarpa io da qui. La scarpa la ciabatta. Prego. Riparto. E niente, siamo arrivati alla fine di questa discussione interessantissima e come squadra ci sentiamo di dirvi che vi aspettiamo allo Stadio Olimpico di Roma per vivere ogni momento la partita Italia contro Francia e il terzo tempo Peroni, Nastro Azzurro, Village. Doppio mento. Bellissimo. No, quello lo sarebbe.